Allora, eccoci qua, sono le 23:20 quasi, siamo un po' in ritardo sulla scaletta, ma come sempre le cose da dire sono tante. E iniziamo quest'ultima parte della nostra trasmissione di TV7 Match affrontando la questione dei migranti in questa settimana nella quale si è celebrata la giornata di commemorazione in memoria delle vittime dell'immigrazione, in ricordo del naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013 con 368 vittime, ma è stata anche la settimana poi in cui c'è stato comunque a ridosso della chiusura del lab di Bagnoli nel Padovano e poi tra l'altro proprio oggi, come dicevo tra l'altro prima della pubblicità, l'assegnazione del premio Nobel per la pace di cui parleremo in chiusura di trasmissione. Presento gli ospiti che abbiamo in studio, inizio dalla mia sinistra, buonasera a Henry Congolo, corretto, sì, l'accento è giusto, un consulente per l'immigrazione. Buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco abbiamo Alberto Ruggin. Alberto Ruggin è un mediatore culturale di Padova. Buonasera Ruggin, grazie di essere tornato qua nei nostri studi. Al suo fianco abbiamo Odette Mbui. Buonasera, signor Mbui, dell'associazione Maisha. Esatto. Corretto, anche qui è l'associazione padovana. Padovana, Sì, certo. certo. Al suo fianco abbiamo Alberto Panfilio, sindaco Buonasera. di Cona. Buonasera, sindaco Panfilio, grazie anche a lei per essere ritornato. Allora, io ho detto, questa è stata la settimana in cui si è commemorata, si è ricordata, diciamo, la tragedia ormai di 5 anni fa di Lampedusa. Allora, c'è da domandarsi che cosa abbiamo imparato da quella tragedia. È cambiato qualcosa da quel giorno, oppure è tutto rimasto uguale, oppure anzi, se possibile, magari le cose sono anche peggiorate. Alberto Panfilio. Beh, basterebbe dare un occhio alle immagini che stanno scorrendo. Io più che di storia Vediamo se le facciamo. vivo di cronaca e dunque tutti i giorni mi trovo a gestire una situazione difficile che la politica ha mal gestito, che non riesce a cambiare nemmeno dopo il cambio al timone con un governo diverso. Cona è ancora lì, la dignità è stata messa sotto i piedi per le persone che hanno vissuto, vivono all'interno del campo e dei cittadini che hanno dovuto sopportare un impatto psicologico notevole. Cosa devo festeggiare io? Quale forza politica oggi dichiara di avere un obiettivo vero da portare avanti nel consesso italiano ed europeo? Nessuno, nessuno ha il coraggio, la capacità di dire che oggi con il continente africano dobbiamo assolutamente pensare di avere un rapporto, non possiamo girare assolutamente il timone da un'altra parte. È che non ottieni voti. Se una politica vuole solo voti, non fa progettualità, non è in grado di promuovere azioni virtuose che potrebbero essere condivisibili o meno, lascia andare tutto com'è. Perché? Perché con la paura si prende voti. Certo, Henry Congolo. Allora, ci vuole più coraggio. Ci vuole più coraggio, ci vuole più coraggio perché giustamente il rapporto con l'Africa deve cambiare. Non possiamo più soggiogare l'Africa e sfruttarla fino all'ultimo. L'Africa è il paese più ricco che ha la gente più povera. Ed è povera perché quella ricchezza che ha l'Africa non viene pagata per quello che vale, viene normalmente sfruttata e rubata tutta la materia prima che l'Africa detiene. E questo non si salva nessuno, eh? Non c'è nessuna associazione che in Africa, io ho avuto modo di vedere e di personalmente, si sia comportata perché i soldi che prendono qui vanno a finire tutti in Africa.
Io ho fatto un calcolo positivo, diciamo, ottimistico. Se prendo 1000 euro qui, un euro va in, arriva in Africa e perfino in mani sbagliate. Questo è il problema. Allora, quella morale che noi pretendiamo per il governo in Italia deve essere portata anche in Africa, perché se io condiziono i governi africani in Africa e pago perché certe persone mi consentano di truffare il paese che è proprietario di miniere, è proprietario di petrolio, il problema Africa ci tornerà sulla schiena sempre e noi ne siamo consapevolmente responsabili. Ricongolo allora. Allora, concordo con il sindaco Alberto, perché la questione rimane sempre un po' aperta, perché il problema dell'immigrato qui in Italia è gestito un po' in un modo diverso dagli altri paesi, perché sappiamo che la questione immigrato non è soltanto in Italia, però tutti gli altri paesi del mondo hanno affrontato la questione, quindi non è una cosa nuova, quindi ci sono già dei modelli quindi da seguire. Ai quali ci si potrebbe ispirare, diciamo? Alla Francia, ad esempio, che hanno vissuto un'immigrazione da anni, che hanno oggi dei tantissimi immigrati integrati nella società. È che la questione attualmente in Italia è gestita, come diceva il sindaco, con la paura di dire va bene, rimane una questione non internazionale, però una risoluzione italiana all'italiana. È impossibile di arrivare a un dunque quando si va a pensare in quel modo lì. Le persone che arrivano in Italia hanno un'altra cultura, hanno vissuto diversamente della cultura italiana, quindi non possiamo attualmente pensare un modello all'italiana. Bisogna sapere le misure da prendere, saranno delle misure in cui magari con delle proposte, magari a livello culturale, di vedere come inserire queste persone nella società, chi sono prima queste persone, dove vengono. Ecco, spieghiamo, io l'ho presentata come consulente per l'immigrazione, spieghiamo sì. Un attimo ai telespettatori che cosa fa lei di lavoro. Allora, io quasi da 15 anni, da 10 anni ho un ufficio privato che adesso collaboro anche con la presidente della Maisha, che è un ufficio dove che magari faccio delle prestazioni gratuite nella settimana per l'immigrazione, quindi ho un'esperienza tale che in Italia da tantissimi anni che magari vedo nel mio studio arrivare questi stranieri che arrivano, che disperati dal sistema, perché il sistema forse di quelle rigettate dal sistema, perché ci sono anche due tipi di immigrati, quelli che il sistema non ha accettato, che cercano una via di mezzo, però quella via di mezzo non è più lo Stato quando cercano, poi non è più magari all'italiano oppure un ufficio italiano, cercano un ufficio dove che vedono che è gestito forse da uno straniero per confessare, parlare di ciò che hanno come problematico, perché non hanno un punto, magari forse secondo me c'è anche una mancanza di fiducia che non c'è. Non c'è un ponte, non c'è niente che possa dare fiducia a un immigrato di dire va bene, sono sul territorio italiano, cosa devo fare per regolarizzarmi? Perché si vede un po' aggredito all'inizio. Questa mancanza di fiducia crea già un problema nella società. E ho visto tantissime persone, per percentuale, che hanno perso il permesso di soggiorno semplicemente per questa mancanza di fiducia, mancare un punto di riferimento per chiedere informazione. E quindi lei sostanzialmente aiuta queste persone o le indirizza? Aiuto queste no? persone a risolvere il problema magari diciamo in modo un po' più diverso, cercando delle alternative, perché tantissime di loro sono state rigettate magari dalla questura oppure da un sistema. Prendo il caso ad esempio ultimamente di 2 giorni fa di una donna che è stata, dopo avere magari una risposta positiva dell'asilo politico, e il campo le diceva bene, ora che sei già hai permesso di soggiorno puoi già lasciare il campo senza nessun provvedimento. Questa si ritrova fuori con un bambino di 5 anni che non sa dove andare. Cosa deve fare una persona del genere? Lo Stato dice va bene, ti abbiamo dato un permesso di soggiorno e non siamo più capaci di ospitarti con un bambino di 5 anni e non c'è nessun ufficio di riferimento dove che può andare. E la prefettura scrive una lettera a un soggetto di questo tipo, dice, senza dare indicazione,
cosa fa? Deve cercare un ufficio, ma questo ufficio non sarà un ufficio italiano, va a cercare un consulente, tipo un consulente tipo quello, certo, che, tipo me, che arriva, dice va bene, a me fra 2 giorni sarò fuori e non so dove andare con un figlio di 5 anni. Non sappiamo neanche dove rivolgersi, perché il comune ti dà una risposta diversa. Questo è chiaramente, insomma, il passaggio quindi successivo. Un passaggio successivo, poi okay, una persona che dove ha avuto un permesso di soggiorno va direttamente ad approcciare la clandestinità, perché dopodiché, non sapendo come avere un reddito, non sapendo come magari andare avanti, certo, cadderà nella clandestinità. Cosa stiamo facendo? Nulla di buono. Diamo un permesso di soggiorno che va perso dopo 3 mesi, dopo 1 anno. Non stiamo facendo assolutamente nulla, quindi bisogna proteggere questi permessi di soggiorno. Andremo anche più, cioè, a lungo andare, andremo a capire come che questi stranieri arrivano anche a perdere questi permessi di soggiorno. Certo, dove dopo eventualmente ne parliamo, ma sicuramente è un caso emblematico, ma ce ne saranno molti. Ce ne saranno molti. Quindi le persone escono dal centro di accoglienza con magari senza essere integrate. Senza essere integrate, senza problemi, c'è nessun programma, quindi vanno di là dopo aver ottenuto. Quindi ci sono delle cose da dire, ce ne saranno, certo, tante da dire. Questo è un buco enorme, ho detto in voi, questo, no? È un problema. Però io vorrei prima collegarmi con quello che diceva il professore Ermano, sì, giusto, che queste persone bisogna prima conoscerle, da dove arrivano. Si è parlato prima di risorse di paesi ricchi. Nel nostro paese, io sono della Repubblica Democratica del Congo, è un paese ricchissimo, veramente ricchissimo. Intenda, se parliamo di questo aspetto, è ricco di materie prime. Di materie prime, quindi oro, diamanti, veramente di tante cose, e soprattutto del coltan. Mm-hmm. Sappiamo che 80% della produzione mondiale si trova nel mio paese. Cosa se ne fanno? Gli smartphone, tutti i componenti che servono per i computer, che poi vengono usati qua. Di là pagano quasi niente, si paga anche di 1 euro al giorno, che pagano anche ai bambini. Quindi tutti questi diritti che poi vengono qua acclamati, vengono rispettati lì? No, ma tutto questo, secondo me, non c'è un rispetto, non c'è una conoscenza precisa della situazione dell'immigrato. Poi, quando arriviamo qua, secondo me, è veramente importante. Perché siamo qua? Cos'è successo? Come diceva il signore Henri Congolo, bisogna veramente conoscere le persone, dialogare e capire di che cosa hanno veramente bisogno. Allora, io ho creato l'associazione Maisha, l'ho creato proprio nel punto più, diciamo, uno dei punti più caldo, diciamo, permettetemi la parola, di Padova, dove c'è una concentrazione maggiore di stranieri. E lì è proprio per quello, visto che ci sono tanti stranieri, che vogliamo capire, essere vicini a loro, capire i loro bisogni. Come diceva, non c'è l'amministrazione non viene sul campo. Quello. Quindi noi facciamo da ponte fra queste persone e l'amministrazione. Certo, beh, ma anche non solo l'amministrazione, ma anche la società, comunque, anche la quindi, società, no? Cioè, quindi anche la cittadinanza. Siamo, sì, no? Per voi che siete qui da tanti anni, perché ricordiamo i telespettatori, lei è qui da tanti anni, è una cittadina italiana. Sono cittadina italiana, sono qua da 20 anni, quindi magari qualcosa riesco a capire sia da un lato che dall'altro, e quindi proprio io sono la persona, diciamo, giusta per poter fare da ponte fra le due culture. Perché certo, conosco le due culture. Certo, certo. Sì, non solo di culture, ma anche di esigenze economiche. Esigenze, problemi. Di poter collocare all'interno della società e del contesto padovano delle figure che naturalmente hanno necessità. Ormai assolutamente. Si sono installate a Padova, hanno bisogno di essere integrate, cioè che ci sia un dialogo. Non perché sennò si creano delle sacche di problemi.
Sì, non sanno proprio dove rivolgersi. A chi rivolgersi. Ecco, ed è di questi giorni, di questa settimana, anche la questione di Riace, no? Ruggin, con l'arresto ai domiciliari del sindaco Domenico Lucano, una vicenda che ha sollevato molto clamore. Ecco, allora, dal suo punto di vista, diciamo, questa, come la possiamo chiamare, questa integrazione personalizzata di Lucano? Sì, beh, tutto nasce da un punto, siamo una nazione, non è così in tutte le nazioni, che nel proprio codice penale prevede il reato di clandestinità. Ed è l'unico reato che punisce la persona in quanto tale, cioè in quanto io sono una persona, tu mi metti in carcere perché io in quel momento lì magari mi trovo senza permesso di soggiorno, perché mi è scaduto il permesso di soggiorno, senza aver fatto nulla, un processo penale. E questa è una cosa gravissima. Quindi chi oggi magari prova ad aiutare una persona che è in difficoltà, perché di questo che stiamo parlando, non è che stiamo parlando di aiutare un pedofilo, una persona che magari gli è scaduto il permesso di soggiorno, uno può essere appunto indagato e messo agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questo è quello che è avvenuto al sindaco di Riace. Detto questo, è giusto che la magistratura faccia le proprie indagini, e quello che sarà, diciamo, che l'80% dei capi di imputazione che erano stati dati l'anno scorso, quando le indagini erano iniziate, sono quasi tutti caduti, quindi è rimasto questo capo di imputazione, che poi si collega principalmente al fatto che dalle intercettazioni telefoniche sembra che non ci sia nessuna conversazione inerente a soldi, ma semplicemente dove lui diceva a qualche migrante, con qualche cittadino di Riace, magari sposatevi, tu ti vuoi sposare con questo, tu ti vuoi sposare con quell'altro, ma in verità si parla addirittura di una coppia solo. Quindi stiamo veramente creando, secondo me, un dibattito che io penso si risolverà in un nulla di fatto. Però, collegandomi a quanto è stato detto prima, dobbiamo dire un paio di cose. Il sistema dell'immigrazione, immigrazione uguale problema, immigrazione uguale paura, nasce tutto comunque da una legge che c'è in Italia, che si chiama legge Bossi-Fini, che da circa 10 anni non è applicata in Italia, perché sappiamo che prevedeva dei decreti flussi dove le persone arrivavano qui per motivi di lavoro. Teoricamente sulla carta arrivavano chiamati dagli imprenditori che magari servivano 100 muratori, certo, ma non sono mai arrivati con gli aerei, erano già qui, erano persone irregolari che poi si faceva fingere che veniva fatto un viaggio e poi venivano regolarizzati qua. Adesso cosa succede? Gli sbarchi che noi abbiamo avuto, e che abbiamo avuto anche questa settimana, 150 a Lampedusa, che continuano ad arrivare, magari i numeri saranno meno in Italia, certo, ma sono aumentati del 30% in Spagna, stanno ripartendo verso la Grecia e la Turchia, quindi non è che i media raccontano un po' giustamente quello che vogliono raccontare. In Italia c'è stata una diminuzione. Tutte queste persone che però arrivano in Italia con una legge che in questo momento non è applicata, che appunto è la legge Bossi-Fini, sono costrette, per non incappare appunto nel reato di clandestinità e quindi praticamente mandare in tilt un sistema carcerario che già sappiamo che è sovraffollato, certo, fanno la richiesta d'asilo, che è la richiesta di protezione internazionale, che è l'unico modo, l'unico sistema per poter permettere a queste persone di restare all'interno della legalità. Voglio fare un piccolo appunto. Allora, ci sono 3 tipi di permessi di soggiorno, che sono i motivi umanitari, la protezione sussidiaria e lo status di rifugiato. I motivi umanitari, che sono quelli che sono stati dati per la stragrande maggioranza dei casi in questi anni a queste persone che sono sbarcate in Italia, sono state da oggi ufficialmente abolite, cioè da oggi nessuna commissione, nessun tribunale può più emettere una protezione umanitaria, che è un permesso di soggiorno di 2 anni. Cosa succede? Succede che tutte le persone che nel 2014,
2010, 2015, 2016 hanno ottenuto questo tipo di permesso di soggiorno e adesso gli sta per scadere questo permesso di soggiorno, non gli se non hanno un contratto di lavoro, sono persone che lo Stato italiano in questo momento, con questo decreto, ha deciso di mettere in mano all'illegalità, alla clandestinità, con tutto quello che poi ne consegue. Quindi, se ben ci va, magari vanno anche a lavorare in nero, in campagna, a 2 euro, 3 euro all'ora, sotto caporalato, sotto schiavitù, ma che ci vada, probabilmente vanno a finire anche nella criminalità, eccetera, eccetera. Quindi gli stessi che dicono sicurezza, 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 sono quelli che vogliono incrementare uno status di insicurezza aumentando il numero degli irregolari, perché tu non puoi fare un decreto di questo tipo se non hai un paracadute al fianco, che è quello appunto del sistema dei rimpatri, tanto sventolato, tanto urlato, ma sappiamo benissimo inapplicato, tra l'altro in pochi mesi sono stati fatti meno rimpatri di quanti ne ha fatti Minniti negli ultimi 4 mesi che ha fatto, e tra l'altro la Tunisia da 3 settimane ha bloccato per il momento i rimpatri, che è una delle poche nazioni che fa rimpatri. Quindi come possiamo pensare di tenere tutte queste persone sulle strade di fatto senza avere la possibilità, che sarebbe la cosa necessaria, di ripoterle mandare a casa nel momento che si approva un decreto così ingiusto e che toglie totalmente i diritti alle persone. Certo, ma Panfilio, tornando invece a quella che è la situazione sua, no? Allora il vicino sindaco Milan di Bagnoli ha potuto, come dire, assistere alla chiusura dell'hub di Bagnoli. Per quello di Cona invece quante persone ci sono ancora dentro? Dovrebbero esserci circa 400 persone, 380. La domanda precisa al sindaco di Cona non può essere quando chiuderà Cona. Io non sono mai stato consapevole nemmeno dell'apertura, non ho mai potuto gestire insieme alla prefettura l'accoglienza, ho dovuto sottrarre informazioni carpendole e di fatto la risposta non lo so dare. Però mi ricordo benissimo il comunicato stampa che Salvini aveva fatto e si parlava di due verbi differenti rispetto ai due centri: cessazione di Bagnoli e progressivo svuotamento di Cona. Anche politicamente le due strutture sono state trattate in modo diverso durante gli ultimi anni. Da me nessuna forza politica è mai apparsa nel mio territorio e parlo da luglio del 2015. Nemmeno la Lega, quando era all'opposizione, ha mai messo piede manifestando il disagio delle persone o manifestando quello che voleva. Dunque c'è stata piena assenza. Cosa succederà? Io non devo chiedere nulla al governo, perché il governo ha preso impegni con la cittadinanza che gli ha votati, che li ha votati. Dunque, se non vuole essere demagogico o non vorrei usare altri aggettivi, deve rispondere al corpo elettorale e non al sindaco di Cona. Certo, beh, ma la situazione adesso, ad esempio a Conetta, perché ricordiamo che il campo è vicino, diciamo, alla frazione di Conetta, qual è, come si vive nel... Ricordiamoci che un anno fa, 2 anni fa, c'era una manifestazione al giorno, ci sono state persone che hanno perso la vita, ci sono stati feriti, rischio meningite, ci sono stati, non ci siamo fatti mancare nulla. E a un certo momento io, assieme a quello che ho ritenuto che fosse il miglior esercito che avessi avuto a disposizione per combattere per la dignità umana, fossero i richiedenti asilo, e la sera ci siamo trovati a andare a Venezia, fermarsi a Campolongo, purtroppo assistere alla morte di un richiedente asilo, ma quel giorno lì sfidammo il governo e il governo in quel contesto lì cedette, perché Minniti, che era ministro, accordò il trasferimento fuori dalla provincia di Venezia, e cioè fuori dall'accordo Stato-Regione che ogni provincia si doveva arrangiare. Grazie anche al Patriarca di Venezia, grazie al Comune di Mira che ospitò per una notte 250 persone, il giorno dopo ci rendemmo conto che Cona e Bagnoli potevano anche non esistere, bastava usare un po' di raziocinio e un po' di coraggio in più, perché ci stiamo accorgendo anche adesso, va bene, sono diminuiti i flussi, ma in una settimana hanno svuotato Bagnoli,
vuol dire che era possibile. E come l'hanno fatto? L'hanno fatto con l'accoglienza diffusa, cioè il paladino dell'ex opposizione governativa al governo, che vedeva l'accoglienza diffusa come il male più grande che poteva esserci per i propri comuni governati da sindaci facenti parte di quella coalizione, oggi adopera l'accoglienza diffusa, e cioè distribuisce i migranti per non avere un centro. Si sono convinti di cosa? Non lo so, i cittadini facciano le dovute valutazioni. Certo, ho detto un buco, questa è la formula corretta secondo lei per l'accoglienza, quella l'accoglienza diffusa? Secondo me sì, bisogna mettersi tutti insieme e fare accoglienza. Sì, sono varie le azioni da fare ovviamente, però se succede, scusi se ti interrompo, però in quel momento quando c'hai le persone lì è chiaro che devi gestirlo insieme, dopodiché se parliamo di flussi migratori le azioni sono diverse. Ma certo, dipende anche dal flusso, dipende dal momento. Assolutamente, però secondo me la collaborazione diffusa è necessaria, bisogna che tutti noi ci prendiamo le nostre responsabilità, questo è il punto, e non è sempre così. La cosa importante è anche informare, far conoscere ai cittadini quelle che sono le realtà anche, no? Cioè quindi come dire, comunicare, informare. Io riporto sempre il mio caso, e quindi con l'associazione Maisha noi assieme al quartiere Arcella vogliamo fare conoscere, mettere insieme le due realtà e far conoscere gli stranieri anche agli italiani, mettere insieme le due realtà per conoscerti e evitare, anzi abbassare la paura, perché quello è, quando certo. Ci si conosce, viviamo insieme e almeno cerchiamo di convivere bene, perché ormai siamo qua. Certo, allora andiamo un attimo in pubblicità, ma non lasciateci, perché quando rientriamo parleremo con Enrico Volo e sentiremo anche di quelli che sono i rapporti con i paesi africani e delle persone che vogliono venire in Italia. Quindi tra poco dopo la pubblicità.